Adesso, cari amici, volevo ho letto un articoletto di Avvenire che ci è molto utile, perché ieri quando ho fatto diciamo la mia riflessione editoriale, no? E che riguarda appunto il tempo dei segreti che avverrebbe in Europa, secondo quello che penso io. Poi qualcuno mi ha scritto: Padre, perché lei ha lasciato fuori la Cina da questa prospettiva? Questa è una bella domanda, cioè io non posso sapere se i segreti. Cioè, i segreti ovviamente sono per tutto il mondo, però a mio modo di pensare, è che i segreti sono, diciamo, concentrati in Europa. Comunque i primi tre sono in Europa. Il fatto che i primi tre sono in Europa vuol dire che ovviamente devono essere anche come un messaggio per tutti quelli che poi un domani, nel futuro, cioè nello svolgimento dei 10 segreti, saranno oggetto di quegli eventi, insomma. Quindi a mio parere l'area è l'Europa, e i protagonisti del tempo dei segreti sono ovviamente la Russia, poi l'Occidente e poi la Chiesa Cattolica. Questi sono, a mio avviso, i tre protagonisti principali del tempo dei segreti. Può anche darsi che ci sia uno o due segreti fuori dall'Europa, ma per me sono in Europa. E quindi mi sono ristretto in quest'area. Per quale ragione? Prima di tutto perché questi nomi che vi ho segnalato, cioè Russia, Occidente e Chiesa Cattolica, sono nei messaggi della Madonna, sia di Fatima che di Medjugorje. Quindi sappiamo che la Madonna non ha mai parlato di Stati Uniti né di Europa, però ha parlato di Occidente. Quindi questo l'ha detto già nel primo messaggio al riguardo, il 30 ottobre a Medjugorje del 1981. E la Chiesa Cattolica è chiarissimamente presente nel messaggio di Fatima, il terzo segreto di Fatima riguarda la grande persecuzione della Chiesa Cattolica. La Russia è presente nel messaggio di Fatima e nel messaggio di Medjugorje come attore principale. Quindi questi sono gli attori principali. Qualcuno mi ha chiesto dove ha lasciato la Cina. Io la Cina la lascio fuori, perché per me i segreti saranno in Europa. Perché il fatto che i segreti vengano annunciati 3 giorni prima, cioè gli eventi, vengono annunciati 3 giorni prima, e questo dalla voce della Madonna, non direttamente, ma attraverso un sacerdote, può avere una grande eco nei popoli cristiani, comunque che siano cattolici, che siano protestanti o che siano ortodossi, sanno che è la Madonna comunque, e quindi c'è un richiamo sicuramente che loro capiscono e che poi se si realizzano ovviamente fa sì che questo richiamo diventi ancora più autorevole. Per cui io restringerei il perimetro degli attori a questi tre. Ovviamente il più importante è la Russia, questo non c'è dubbio, perché sarà quello che ha cioè la Russia, non dobbiamo dimenticare che quello che ha profetizzato la Madonna Fatima nel 1917 era impensabile allora, cioè era impensabile che la Russia avesse un protagonismo di questo tipo fino ad arrivare al termine della Seconda Guerra Mondiale, che aveva raggiunto una dimensione di dominio universale, insomma. Se pensiamo che anche la Cina era sua alleata allora, molto più di adesso ovviamente, perché adesso la Cina è più autonoma. Quindi la Russia ha avuto una
cioè la profezia di Fatima si è realizzata pienamente nei confronti della Russia, è diventata cioè l'attore principale della storia in quest'ultimo secolo, non c'è dubbio. E noi quando credevamo che la Russia si fosse convertita perché era caduto il comunismo, di fatto in realtà quella era una vittoria della Madonna, ma diciamo la Russia come protagonista del tempo dei segreti poi è risorta subito quando Putin nel 2007 decise di uscire dal G8 e di fare per conto suo, cioè di costruire un impero. Quindi adesso non c'è dubbio che in questo momento qui chi è l'attore principale della storia? La Russia oggi come oggi. Non solo è la Russia perché diciamo ha l'iniziativa, ma perché comunque è riuscita, nonostante quello che abbia fatto, di sconvolgere l'ordinamento giuridico del mondo, quindi anche l'ordinamento dell'ONU, e quindi provocare una guerra invadendo uno Stato libero. Nonostante ciò riesce attraverso vari modi di tenere legati a sé non solo la Cina, ma in parte anche l'India, l'Iran, tanti altri paesi dell'Africa e dell'America Latina. Quindi diciamo che questo impero si va ricostruendo ancora più vasto di prima, con tutte quelle armi nuove che la Russia sta mettendo in campo. Ora, sul fatto del primato della Russia è fuori discussione nel tempo dei segreti. L'altro soggetto è l'Occidente. L'Occidente ne parla la Madonna stessa, e quindi dobbiamo usare anche noi questa categoria. Ne parla la Madonna stessa nel medesimo messaggio in cui parla del popolo russo, dicendo che l'Occidente ha incrementato il progresso, ma senza Dio, come se lui non fosse il creatore. Quindi nel tempo dei segreti l'altro soggetto sarà l'Occidente in competizione con la Russia. E non c'è dubbio che per Occidente si intenda l'Europa e anche gli Stati Uniti. Quindi, volenti o nolenti, in questo momento qui la Russia si pone anche a livello militare come una potenza militare, economica e politica, e con tutto il resto, diciamo, che ha di collegamenti nel mondo, come un avversario che intende fronteggiare e l'Occidente, che, come sappiamo, ha un cartello molto chiaro dal punto di vista militare, che si chiama NATO. Quindi questi sono due soggetti, e sono soggetti politici, sono soggetti militari, ma soprattutto sono due soggetti ideologici. Cioè la Russia, che ha la pretesa di incarnare l'impero bizantino che è crollato con l'invasione dei turchi, e intende appunto non solo riaffermare quell'impero che era allora ritenuto universale, quindi punta a un primato mondiale la Russia, a un impero universale, e supportato dalla religione ortodossa, che è l'unica religione cristiana vera, essendo tutte le altre, come il protestantesimo e come il cattolicesimo, un cristianesimo deteriorato e quindi da eliminare. Quindi di qui entra in campo la Chiesa Cattolica, cioè ovviamente la Chiesa Cattolica è nel mirino, è la grande persecuzione tratteggiata dal Terzo Segreto di Fatima, è una persecuzione dove ci sono i soldati, ci sono i militari. Quindi ovviamente quello che è stato detto e predetto anche da santi e da beati, come abbiamo visto, e cioè in particolare la beata Maria Elena Aiello, e sarà la Russia la protagonista della persecuzione alla Chiesa, e non in qualche paese dell'Europa, ma l'Italia stessa, anzi a Roma, dove non dimentichiamo il quadro di Fatima, il Papa viene ucciso. Quindi questi sono i tre protagonisti fondamentali del messaggio di Fatima, cioè del messaggio che da Fatima va a Međugorje. Cioè il tempo dei segreti, i protagonisti sono questi tre, cioè praticamente Russia, Occidente, Chiesa Cattolica. Quindi è normale vedere tutto questo ristretto all'Europa, perché quello che la Russia vuole è l'Europa. In Asia non può muoversi perché c'è la Cina,
che non permette che la Russia si muova. Quindi punta all'Europa, punta all'Italia, punta a fare un impero mondiale che abbia, diciamo, un capo politico e un capo religioso universali, e quindi punta al papato, punta come la Russia a suo tempo, la Moscova, ha rapinato il patriarcato, perché non c'è nessun apostolo che ha fondato la cristianità russa, quindi non ha il diritto di avere un patriarca. La Russia l'ha rapinato, ha costretto il patriarca di Costantinopoli a darlo con la forza. Così adesso punta a rapinare il papato. Questo per me è fuori discussione. Perché? Per quale motivo, cari amici? Perché il cattolicesimo è comunque una religione universale, è una religione che comunque è ramificata in tutto il mondo, ha 1.400.000 persone, è una religione organizzata. Lo stesso Lenin ha detto che noi non riusciremo mai a distruggere un cattolicesimo che ha un personale così qualificato, come sono i sacerdoti, tutti comunque persone formate lungamente per gli studi, per la preparazione, eccetera. Qualcosa che gli avversari ci hanno invidiato. Allora, cari amici, la Russia punta a diventare l'impero universale cristiano. E ovviamente per arrivare a questo deve rubare il papato, così come a suo tempo ha rubato il patriarcato. Questo, siccome per loro conta la forza, secondo la loro mentalità, che è quella marxista-leninista, secondo cui la violenza è la levatrice della storia, no? Quindi è la violenza che decide tutto, quindi la forza che decide tutto, e loro vogliono realizzare questo, tutto questo. Una volta che la Russia è riuscita a imporre il suo papato, magari lo stesso che è adesso patriarca di Mosca, chi ti dice che non ci aspiri? Lui è stato tanto tempo a Mosca, è stato tanto tempo a Roma, quindi lo sa bene. Allora è chiaro che allora in questo momento ha il dominio del mondo, perché ha il dominio in gran parte dell'Africa, ha il dominio in gran parte dell'America, dove sono i cattolici, ovviamente ha il dominio in Europa, e quindi, come dire, ha le fortezze di un poco conto anche in Asia. Cosa volete di più? Il sogno di essere i padroni del mondo si realizza. Quindi non c'è, per questa grandezza del loro disegno, una grandezza diabolica ovviamente, perché in questo modo Satana può diventare il padrone del mondo ovviamente. Allora, però non c'è dubbio che sia un disegno folle, ma che sta realizzandosi, potrebbe realizzarsi, e come no? Lo voglio realizzare, come no? Ma io mi rimanevo allibito leggendo i testi di Alexander Dugin al riguardo, come erano molto chiari, cose che lui ha scritto, quello che vi ho detto sono cose che lui ha scritto. Allora, non c'è dubbio che la Russia sia la protagonista del tempo dei segreti, l'Occidente lo è anch'esso ovviamente, ma in una fase difensiva, cioè l'Occidente dovrà difendere l'Europa, che sarà attaccata, non è che si combatterà in Russia, si combatterà in Europa. Quindi è in una situazione difensiva e non sappiamo quanto riuscirà a fermare, e nel caso che l'Ucraina, diciamo, cedesse, come è possibile, e nel caso che l'Ucraina cedesse non sappiamo come chi resisterà a un'invasione. Non la Polonia, non c'è le forze per farlo, la Germania non è preparata, sta adesso affannandosi a mettere in piedi le armi, ma non basta le armi, ci vuole gente temperata alla battaglia, quindi non sappiamo. Poi anche l'Europa e anche dei paesi come il nostro ci sono i filorussi, quindi è una prospettiva questa molto seria. Allora,
i tre protagonisti sono questi: la Russia, l'Occidente e la Chiesa Cattolica. E io ci lascio fuori la Cina. Perché lascio fuori la Cina? La Cina la lascio fuori dai soggetti più importanti, che sono questi tre che vi ho detto. La Cina la lascio fuori, che, come dice un articolo di Avvenire che volevo leggervi, ma non è necessario, lo trovate nella raccolta che facciamo sul nostro sito internet. La Cina non ha la possibilità di fare una guerra adesso. E sì, può fare una guerra locale, ma non può certamente portarsi fuori dagli ambiti, non può andare tanto lontano, perché, come dice bene Avvenire, tanto una potenza nucleare, diciamo, che di 500 ordigni nucleari rispetto ai 5.000 degli Stati Uniti, e poi anche per quanto riguarda, diciamo, si parla molto della Cina che sta allestendo con investimenti enormi, sta allestendo una flotta producendo navi a decine al giorno, però alla fine poi quando si fa il conto non ha nessuna possibilità di paragoni con gli Stati Uniti. Quindi tutto quello che il divario, quindi, dice Avvenire, fra USA e Cina è enorme per ora, e quindi è ben lungi dall'essere colmato. Basti dire, dice Avvenire, che Pechino ha 3 portaerei, gli USA ne hanno 11 di portaerei, Pechino schiera 500 testate nucleari, Stati Uniti 5.000. Quindi, detto questo, tanto per avere idee un po' chiare su questi argomenti, che è importante anche comunque fissare i punti chiave. E la Russia ha la potenza militare, territoriale, la popolazione ha 140 milioni di abitanti, però insomma non è poco, di parlanti russi parlo, poi c'ha diverse etnie che le riesce comunque a tenere sotto il pugno di ferro. Quindi noi vediamo in questo momento qui una Russia capace comunque di intimorire l'Europa, e potrebbe anche dilagare. Non sappiamo cosa faranno gli Stati Uniti. Comunque Stati Uniti e Europa fanno l'Occidente in contrapposizione alla Russia. La Chiesa Cattolica da chi sarà perseguitata? A mio avviso la Chiesa Cattolica sarà perseguitata dalla Russia, che riuscirà a invadere i territori cattolici con maggioranze cattoliche e perseguitare e obbligherà a diventare ortodossi. Infatti ieri vi ho letto un articolo di Avvenire, è molto chiaro, i territori occupati dai russi in Ucraina, che sono un quinto del territorio, è stata imposta con la violenza a tutti la religione ortodossa del patriarcato di Mosca, a tutti, anche i cattolici, anche gli ortodossi che facevano capo al patriarcato di Kiev, perfino i musulmani. Quindi i due poli sono questi, la Russia da una parte, l'Occidente dall'altra. La Chiesa Cattolica sarà, come sempre stato, uno strumento di pace, comunque sia, sarà perseguitata, il Papa sarà ucciso, molti seguaci e molti, diciamo così, pastori della Chiesa Cattolica saranno uccisi. Il segreto di fatto è molto chiaro, e questo avrà tutto nel tempo dei segreti. Poi fin dove arriveranno e cosa si farà non lo sappiamo. Quello che volevo dire, la Cina in tutto questo quadro farà da supporto alla Russia, ma non può fare di più. Invece una domanda che rimane a mio parere abbastanza sospesa è l'Islam, perché comunque sappiamo che intanto l'Iran è alleato strettissimo della Russia e finanzia, costruisce le armi, i droni per gli attacchi della Russia in Ucraina. Poi non sappiamo come si muoverà l'Islam sunnita, comunque sia l'Islam è nominato nel segreto di Fatima, perché appunto Fatima è un nome islamico, è il nome di una ragazzina, di un paese, di un villaggio islamico appunto che si chiamava Fatima,
che si è convertita al cattolicesimo e che ha cercato di convertire anche gli abitanti del suo villaggio al cattolicesimo, era comunque diventato uno strumento di pace fra i due villaggi. Quindi non c'è dubbio che potrebbe esserci anche una presenza dell'Islam nel tempo dei segreti, ma a mio parere sarà come la Cina a supporto della Russia. Questo è il quadro, a mio parere. Questo quadro ti dice che comunque sarà l'Europa, perché anche i musulmani alla fine, anche quei sunniti, tutti i musulmani, hanno come obiettivo di fondo, esattamente come i russi, quello di prendere Roma. Sappiamo il sogno di Papa Wojtyła, raccontato in via confidenziale, il sogno, un sogno profetico nel quale vede le orde musulmane dall'Africa, dall'Africa settentrionale, spostarsi verso l'Europa e verso Roma. Quindi è un quadro, come vedete, è un quadro abbastanza ben delineato ormai, e avrà un tempo che non sappiamo quanto è lungo. Partirà dal seno da sulla montagna, che inaugura a mio parere l'ingresso della gloria di Dio in questa grande battaglia, e che vedrà man mano, fin dal quarto segreto a mio avviso, vedrà man mano le potenze del male retrocedere sempre di più, e vedrà sempre più crescere quelli che si convertono, che credono alla Madonna, che si convertono e che pregano e che lasciano le armi anche. Quindi è questa, quindi, a mio parere, la dinamica che porta alla vittoria del Cuore Immacolato di Maria. Detto questo, cari amici, devo dire che comunque qualcosa, cioè quello che vi ho detto, è nella realtà. Cioè, se io dico la Russia è protagonista, non si vede, cioè, non è che non si vede. Tutti questi soggetti sono ben visibili, cioè Occidente, Russia, Chiesa Cattolica, Islam, sono ben visibili, la Cina è un po' fuori, chiarissimo. Allora, nello svolgimento dei segreti, però, non sappiamo all'interno, a mio avviso, all'interno del perimetro europeo, non sappiamo cosa succederà. Non lo sappiamo. C'è quello che ho pubblicato sul blog stamattina, che ci ha mandato il nostro ascoltatore, la profezia di Civitavecchia, che dice che state preparando una guerra nucleare, ha detto la Madonna, ma siete ancora in tempo per fermarla. Ecco, andate a vedere questo un testo ben documentato che ci ha mandato il nostro ascoltatore, che ho pubblicato sul blog come prima notizia, e cioè praticamente la Madonna a Civitavecchia ha detto che stava andando incontro verso una guerra nucleare, ma siamo ancora in tempo per fermarla. Quindi è questo che vorrei, dopo aver dato questo quadro d'insieme, vorrei proprio esortarvi a questo, cari amici, a parire al digiuno, ai sacrifici per salvare le anime e per salvare la nostra società. Stamattina uno mi ha inviato un messaggio che la Madonna ha battuto Ivan, non so, credo sabato, non so in questi giorni, però Ivan a me ha detto, ci ha fatto sapere che i messaggi sono per il gruppo e non per essere pubblicati, insomma, ma questa è una cosa che lui ha sempre fatto, cioè i messaggi sono per il gruppo, però alcuni li pubblicano, io non li pubblico perché sono leali nelle cose, se la Madonna ha detto che è per il gruppo, però in quel messaggio c'è una espressione molto, molto confortante, cioè Dio ha detto, la Madonna ha detto che Dio ama la creazione, la protegge. Quindi voglio dire, siccome questo è l'argomento principale, cioè se arriverà fino alle armi nucleari, io dico, se preghiamo non arriveremo alle armi nucleari, coraggio. Ho detto questo quadro a
fatto questo quadro, questo piccolo editoriale, a completamento di quello molto più vasto e più impegnativo che abbiamo fatto.